Un saluto a tutti ragazzi e benvenuti ad un nuovo episodio del mio Let's Play a Dragon Ball Z, il destino di Goku 2. In questa parte ci avventureremo per le giungle di Triceratops, dove abbiamo da sbrigare la nostra prima missione con Piccolo, che consiste nel salvare un villaggio a sud di qui proprio dall'assalto di un branco di Triceratopi. Non sarà una missione semplice e dovremo stare parecchio attenti, visto che questa è una zona parecchio tortuosa e al momento parecchio complicata, visto che i nostri nemici, li analizzo con lo scooter, i mercenari Kuma, hanno parecchi PS e anche una forza e una resistenza notevoli. Hanno uno di potenza, visto che non possono colpirci con dei colpi spirituali, sarà quasi sempre così per questo tipo di avversari. E quindi dovremo fare parecchia attenzione. Allora, iniziamo a esplorare da qui, dove troviamo anche quei famosi cyborg insetti che ci metteranno i bastoni tra le ruote come sempre. Ok, devo ricordarmi di utilizzare anche la raffica di energia, che può essere utile per non subire parecchi danni. E da questa parte abbiamo una zona nascosta dove troviamo, oltre a dei mercenari, ancora Piccolo ha raggiunto il livello 11 intanto. Bonus attributo, forza più 1, potenza più 1, resistenza più 1. Anche, se non sbaglio, una capsula d'oro, eccola qui. Tra questo gigantesco masso e questa, penso, statua di un triceratopo, ecco. Ovviamente, visto che i nostri avversari saranno parecchio forti, per il momento saliremo di livello con una velocità davvero impressionante. Per questo ne affronterò il più possibile, anche se potrebbe essere rischioso, visto che un allenamento non fa mai male, specie nelle zone iniziali del gioco, ecco. Adesso possiamo andare da questa parte per proseguire e muoverci in altre zone della giungla Triceratops. Ok, intanto qui vedo una barriera. Piccolo ha raggiunto il livello 12. Bonus attributo, forza più 1, potenza più 1, resistenza più 1. Solo Trunk è autorizzato ad oltrepassare questa barriera. Non l'avresti mai detto, vero? Con il punto interrogativo di colore viola, più o meno. Grazie a questa barriera, intanto, posso dire che abbiamo scoperto quasi tutti i personaggi giocabili del gioco, ossia Piccolo e Gon, che possiamo già utilizzare. Poi Vegeta, che ha una zona tutta sua nel distretto est 439, strano. Poi Goku, che ha una zona nelle terre selvagge del nord. E infine Trunks, che ce l'ha proprio qui nella giungla di Triceratops. Intanto, magari se smettessi di parlare un po', visto che ho davvero poca salute, grazie al colpo critico che mi ha aiutato parecchio in questa situazione. Andiamo qua, dove se non sbaglio c'è un'altra zona nascosta. Infatti abbiamo un bandito di colore viola stavolta, che ha davvero tanti PS per il momento. E stavolta, anche se è un altro di quei avversari che non ci possono colpire a distanza con dei colpi energetici, ha 12 di potenza, quindi strano davvero. Ok, ci vorranno un bel po' di colpi per buttarlo giù, penso circa 10, se non ho fatto male i calcoli, ecco appunto. E qui troviamo una capsula della resistenza più 1, ancora vicino a una di queste statue di un triceratopo, penso. Torniamo indietro, siamo quasi a livello successivo, il che mi fa piacere visto le condizioni critiche di salute in cui ci troviamo. Non voglio rischiare. Bene, Piccolo ha raggiunto il livello 13. Bonus attributo, forza più 1, potenza più 1, resistenza più 1. E sfidiamo ancora questi mercenari. Come vi ho detto, preferisco fare così. E una volta che avremo fatto fuori tutti, possiamo andare da questa parte su un ponte abbastanza fragile di roccia, che ci porta a una area un po' strana. Possiamo andare sotto questa cascata verso una nuova zona, o anche qui in basso. Allora, andiamo di qua. Questa via ci porta su un percorso, penso, fatto di ninfee, proprio sull'acqua, che a sua volta ci conduce
in una zona segreta dove, indovinate, troviamo una capsula d'oro sulla quale sono andato a sbattere incurante delle leggi della fisica praticamente. Fantastico. E adesso possiamo tornare indietro per passare sotto la cascata e raggiungere la zona che davvero ci permetterà di andare avanti con la missione, più o meno. Ecco, mi sta aspettando qui il mercenario maledetto. Ok, su questo ponte che abbiamo già visitato prima possiamo trovare anche dei massi per recuperare salute. Ed ecco che siamo giunti in una nuova zona, questa sorta di villaggio circondato da dei campi su cui passano, appunto, come era prevedibile, dei triceratopi. Non vi consiglio di toccarli, visto che perderete energia se lo farete. Intanto troviamo anche un simbolo di salvataggio e di cambio personaggio adesso, possiamo dire. Dunque, parliamo un po' con le persone. Corre voce che un gigante triceratopo, chiamato il re Triceratops, abbia il controllo su tutti i dinosauri di questa zona. Non mi stupirei affatto se fosse vero. I dinosauri stanno distruggendo i nostri raccolti, è come se volessero mandarci dal territorio. Ehi tu, è un brutto colorito verde, ti senti male? Ok, cosa mi dice che è stato più utile l'intervento dell'uomo che della donna? Bene, allora esploriamo questi quattro recinti in cui troviamo anche delle case. Sembra che non ci sia niente interessante all'interno. Ok, forse se ricordo bene queste case non si possono esplorare, peccato. Però, da quel che vedo, c'è uno scrigno che possiamo aprire, all'interno del quale troviamo una forza più una capsula. Bene. E qui c'è un'ultima casa, ancora inesplorabile a quanto pare. Ok, sotto questo campo c'è l'accesso a una nuova area, che è forse quella più fastidiosa della giungla di Triceratops e la più fastidiosa che dobbiamo affrontare in questa missione. Dovremmo muoverci all'interno di questo campo senza scontrarci contro i triceratopi, questi gruppi di dinosauri, visto che se lo faremo subiremo parecchi danni, quindi ci vuole tempismo e anche una discreta conoscenza delle strade nelle quali muoverci. Quindi allora vediamo un po', spero di non perdere troppa salute. Ok, ci saranno anche degli spazi come quelli dove possiamo tranquillamente riposarci, ecco. Prendere un attimo di pausa. Ma questa parte no. Ok, devo essere veloce con lo scatto. Bene. Questa parte è facile, visto che i triceratopi non esplorano quella parte lì in verticale. Siamo attenti qua. Ok. Caspita, qui ho rischiato. Ci ripariamo un attimo qui. Aia, caspita, non sapevo che mi avrebbero colpito soltanto alla fine. E qui c'è un sentiero che porta dal re Triceratops. Che cosa vuoi? Sono qui per dirti che non dovresti cercare di far scappare quei contadini dalle loro terre. Hanno diritto di rimanere qui esattamente come te. Ah ah ah! In queste regioni comando io, capito? E gli umani non sono più benvenuti qui. Questo posto appartiene ai dinosauri adesso. Ascolta, non ho molto tempo. Possiamo rendere tutto più semplice oppure saremo meglio dei forti. Hai finito di dire tutte queste sciocchezze? Non sono obbligato ad ascoltarti. Io sono il re Triceratops. Ah, sì? Vedo che hai scelto la linea dura, allora. E abbiamo, come è abbastanza facile sentire dal tema di Vegeta Super Saiyan, una battaglia boss contro il re Triceratops, che volentieri analizzerei con il mio scooter. Ha potenza e resistenza altissimi, e potenza 1 come detto, e anche dei discreti PS, per questo ci vorranno parecchi colpi per buttarlo giù, anche se non dovete fare molta attenzione a lui, visto che bastano soltanto parecchi colpi. Ecco, lui vi potrà colpire in due modi: o con quell'attacco fisico comunque abbastanza potente, oppure con una carica che non so quanti danni faccia, perché non mi ha mai colpito. Non lo farà neanche adesso, visto che ho paura. Ecco, no, fa comunque gli stessi danni di un attacco fisico, più o meno.
E diciamo che la cosa complicata può essere soprattutto quella che se avete perso troppa salute il triceratopo di prima magari vi può mettere un po' in difficoltà, però trovate comunque dei massi per riprendervi. Ok, mi arrendo, farò tutto quello che vuoi. Come faccio a essere sicuro di potermi fidare di te? Non sarò l'ospite perfetto, ma almeno sono un triceratopo di parola. Conviveremo in pace con questi umani. Torna quando vuoi e vedrai i campi di questo villaggio crescere rigogliosi come un tempo. Adesso, per favore, lasciami in pace, così potrò sfogare la mia rabbia. E siamo tornati al villaggio, che a quanto pare dalla musica è ritornato in pace. E se avete fatto caso, non abbiamo neanche avuto bisogno di esaurire tutta la barra della salute del triceratopo. Dovremmo essere arrivati circa a tre quarti per averlo sconfitto. Wow, così le voci non ho vere? Grazie per aver eliminato i dinosauri. La prossima volta che avremo un problema di dinosauri mi ricorderò di te. La prossima volta non esiste, visto che la missione può essere considerata finita qui. E abbiamo trovato anche un cerchio di volo che ci permette di tornare all'inizio della giungla di Ceratops, all'ingresso praticamente. Quella zona un po', diciamo, spoglia, ecco, sotto la barriera di Piccolo, appunto. Quindi torniamo verso West City. Freezer? Ma come? Non sono Freezer, sono suo fratello Cooler. Freezer ha un fratello? Sì, sono l'ultimo membro della mia famiglia ancora in vita. Tu e i tuoi amici avete ucciso mio padre e mio fratello. Ho sempre pensato che fossero due stupidi incapaci, ma erano comunque sangue del mio sangue. Vi ucciderei tutti adesso, ma voglio innanzitutto combattere contro Goku. Se è abbastanza fegato, ditegli che io lo aspetto sul nuovo Namek. Avrò la mia vendetta. Ok, abbiamo fatto l'incontro di un personaggio abbastanza particolare, che penso sarà protagonista di una delle subquest finali del gioco, legata, se non sbaglio, al recupero di sette Namekiani alle Capsule Corporation. È quello che mi ricordo, anche se devo dire di non sapere molto su questa missione. In ogni caso, se l'affronteremo, lo faremo a fine del gioco, storia principale completata, ovviamente. Torniamo verso il municipio allora, facciamo anche uno scatto che non è malvagio. In nome del valore e del coraggio dimostrati, consegno a te, Satan, la chiave della... Fermate quell'uomo! Ha rubato la chiave della città! Satan, fa qualcosa! Chi? Io? Non posso. Non puoi? Perché no? Stavo lottando contro degli squali, quando uno di loro mi ha morso la gamba. Fa così male che non riesco a camminare. Ai! Strano, sembrava che non avessi problemi a camminare fino a poco fa. E il dolore va e viene. Ah! Diario aggiornato. Le solite scuse di Mr. Satan. E adesso dovremmo sbrigarci noi di recuperare la chiave della città, appunto da quel vecchietto che dobbiamo inseguire per West City. Ok, vediamo di trovarlo alla svelta. Va da quella parte, eh? Seguiamolo. E a quanto pare si sta dirigendo verso l'uscita sud-ovest della città, che abbiamo già esplorato, se vi ricordate, quella del territorio del Signore della Guerra. Parliamo con delle guardie, dovrebbero farci passare. Un vecchio è appena passato di qui e ha scavalcato il muro. È stato talmente veloce che non abbiamo fatto in tempo a prenderlo. Il sindaco ti ha chiesto di aprire il cancello così avresti potuto aiutare a catturarlo. E quindi possiamo accedere insomma, al territorio del Signore della Guerra. Direi di utilizzare Gohan per questa parte di missione, visto che Junior era anche messo un po' male per quanto riguarda la salute, ecco. E quindi ci occuperemo di questa missione nella prossima parte. C'è una nuova area, una nuova musica. Intanto avevo un po' paura di quel insetto che potesse colpirmi a distanza, invece
non l'ha fatto. E quindi penso che dopo questa missione, se la memoria non mi inganna, avremo terminato con i compiti qui a West City, parecchio noiosi, diciamo, ecco. Comunque, spero che questa parte vi abbia piaciuto lo stesso. Abbiamo utilizzato un nuovo personaggio, Piccolo. E dal vostro James è tutto. Ciao a tutti, ragazzi!